Sanremo. Sanremo. Buonasera, devo darle del lei, si presenti. Mi diate voi. Voi, si presenti, presentatevi dottor Manzi. Sono Tonino Manzi, sono responsabile della comunicazione del Festival di Sanremo da 23 anni. Cominciato da bambino e sono diventato vecchio con Sanremo. E sei diventato vecchio con noi, dai, non puoi vivere senza di noi, ti aspetti un anno per poter trascorrere questa settimana con tanti pazzi che ormai conosci da tantissimi anni. No, vabbè, io curo la comunicazione di Rai 2 da decina d'anni, quindi diciamo che è una consuetudine, questo è un impianto un pochino più impegnativo, però tutti i giorni facciamo questo stesso lavoro. Anche perché ormai la sala stampa, Lucio Dalla, come è stata intitolata da ieri, non può fare a meno di determinate persone. È una persona che veramente non è una sviolinata, però è una persona che sta vicino a noi, si occupa veramente tanto di noi. Cosa ti è piaciuto di questo festival o comunque cosa cambieresti? Obiettivamente io al festival non ho avuto modo di vederlo, se dicessi che cosa mi è piaciuto darei una risposta di maniera. Io passo la giornata negli uffici a risolvere problemi. Io le serate non l'ho mai vista del festival, non so di che veramente di che cosa stiamo parlando. Un aneddoto che ti è successo in tanti anni di lavoro, un aneddoto che riguarda Sanremo. Beh, la più bella esperienza è stata l'intervista, la conferenza stampa con Gorbaciov. Una conferenza stampa nata per 30 minuti è arrivata a 1:15. E con grosse presenze anche di paesi dell'ex est, quindi dell'ex Unione Sovietica, e devo dire che è stata un'esperienza, ma di aneddoti qui tutti i giorni ne succede una, quindi è difficile ricordarsene uno in particolare. Una cosa che cancelleresti o che comunque non ti è piaciuta in modo particolare? Ma dell'organizzazione? Di tutto, per di quello che riguarda Sanremo. Ma io devo dire, no, obiettivamente questa è un'edizione che mi ha soddisfatto dal punto di vista professionale. Migliorerei, ma cancellare, ma non credo che ci siano cose da cancellare. Foto con sfondo dell'Ariston? Sì, certo, molto bello, sì. Ma aspettate di entrare o siete qui solo per curiosare? Aspettiamo di entrare. Lo sai che stasera è la serata del Sanremo che fu, del Sanremo Vintage? Certamente, infatti abbiamo scelto di venire stasera proprio per quello. Quanto tempo fa avete acquistato i biglietti? La settimana scorsa siamo venuti, siamo stati fortunati, domenica siamo riusciti a trovarli. Che musica ascoltate di solito? I vostri preferiti quali sono? Che cantanti sono? Musica leggera italiana e anche musica rock straniera. Ho misto un po' di tutto, ci piace la musica. I vostri preferiti di questo festival? I Modà. Anche per me. E la signora? Anche per me. E Chiara? Chiara mi piace tanto. Guardava sempre il talent. Sì, quelli dei giovani. E lei, io come gli altri. Allora, unanime, Modà e Chiara. Sì. Sì. E di Elio cosa mi dite? Beh, Elio. Non mi piace granché. Elio è sempre simpaticissimo, insomma, mi piace molto. Ecco, però ecco, non è che lo seguo di solito, anche se è un nostro compaesano, via. Che cosa vuoi dire? Elio, le piace? Gli Elio gli piacciono o no? No. No. Cancellateli, cancelliabile. E della Letizetto con queste cattive parole, siete favorevoli o contrari? Eccezionale, mi piace tantissimo, molto simpatica, intelligente, direi che sia vincente. Cattive parole comprese. Ma è meno volgare con le sue parolacce delle signorine degli altri anni. Dica? È carina, manda fanculo tutti, ma è carina.
Ogni tanto ci vuole. Ogni tanto ci vuole, un po' di allegria. Con classe ma ci vuole. Sì, con classe ma ci vuole. È uno dei motivi per cui abbiamo preso i biglietti quest'anno. Da Littizzetto? Sì, che ci piaceva come conduceva le trasmissioni. C'è Belen e a me piace tanto la Belen, con la sua farfallina mi piaceva da mai. Ma già 2 anni non sono troppi? Sì, beh, l'anno scorso ho fatto solo una serata, dai, ci va, ci sta. E allora mandi un telemessaggio a Belen per riaverla il prossimo anno. Sì, la... ti rivoliamo il prossimo anno, ok? La Littizzetto anche il prossimo anno. Invece chi proporrebbe lei per il prossimo anno? Come conduttore? Ma mi piace molto questa coppia quest'anno, quindi mi piacerebbe che fosse riconfermata. Bonolis, altrimenti in alternativa. Ne ha fatti già 2, non c'è 2 senza 3? Esatto. Grazie, buonasera, buona visione. Non si spaventi, non abbia paura, niente di particolare, solo qualche domanda. SRMese? Di importazione, perché sono qui, io sono milanese, però vengo spesso, sto qui parecchio, ecco. Segue il festival? No, quasi niente, perché sono anni che ormai lo conosco, più o meno conosco, guardo in televisione, sono andata qualche volta, adesso basta, non ci vado più. Preferiva quelli di Baudo o di Mike Buongiorno? È carina anche questa, è una bella trasmissione, trovo di un pochino diversa, a me piace, sì, mi è piaciuta. Quale musica ascolta, quale artista preferisce? Io sono per Rafael Gualazzi, già l'altra volta lo davo per vinto, è arrivato 3° 2 anni fa, a me piace molto Gualazzi. Spera che stasera domani vinca Gualazzi. Beh sì, non lo so, comunque chi riterranno degno di vincere va bene. Vincerà Gualazzi, per la signora, o almeno spera. Grazie signora. Sanremo. E lui registra, ok, siamo stanche, esauste, devastate, però questo è il momento di relax dopo una settimana di duro lavoro. Sono con una delle ragazze più simpatiche della sala stampa. Oh, grazie, che gentile! Scusa. Non piangere. Scusate. Ciao Antonella. Ciao Denise. È un piacere rivederti. Ciao. Ti è piaciuto questo festival? Qualche domanda seria, dai. Risponderò in maniera seria, lo so che non ci crederesti mai. Sì, in realtà molto. Da fan del duo Fazio Littizzetto, sì, abbastanza. Cosa cambieresti da addetta ai lavori? Da addetta ai lavori cambierei i tempi morti. Tipo questo. No, non è vero. L'ammazziamo? Possiamo ammazzarlo. Però potevano dargli in beneficenza i soldi di sto tizio. Sì, vabbè, sì, ma anche... meglio. Però scusa, no, se non ci fosse stato questo tempo morto non avremmo fatto questa chiacchierata. Beh, se c'era qualcosa di più interessante stavamo a guardarla. Avevo da fare durante l'esibizione dei Modà. Perché no? La Suriani? Perché no? Attaccati. La Suriani è d'accordo durante... D'accordissimo. Mari e 3 briganti. Basta. Dai, no, non siamo sempre così. Se i nostri piedi potessero parlare, meglio di no. Guardate i miei tacchi, aiutatemi. Tu però ti vuoi male, cioè tu vai in giro con i tacchi e poi te lamenti. Ma è sabato, è la finale. Ti lamenti. Non è siciliana sta canzone, tra l'altro, no? Forse sì. Sì, perché dopo sì, sì, ti lamenti che ti lamenti. Sconosciuta per te, non per me. Sì, no, per me sì, per me non è conosciuta. Pubblicità occulta, dai, lo diciamo che con noi qui c'è un amico che purtroppo quest'anno ci ha abbandonato, il mio ex compagno di banco, che ci seguirà sicuramente perché, visto che andiamo in web, lo chiamerò. Dai. C'è il regista che non sta capendo. Per te Ale, il regista deve solo registrare, dai. Infatti, non deve commentare. Ciao Ale, ci manchi ciao, tantissimo. Ciao Tib. Ciao Tibal. Ha capito, ora ha fatto un A. Marzo è vivo. Prefe TVB. TVBBBB. Per sempre. Non siamo pazze, ma è un momento di relax, dai. E sempre domande, chi gli piace, contenta che ha vinto, almeno dai qualche momento simpatico. Ci rivediamo un altro anno?
Speriamo di sì, dai. Si spera. Sì. E chi ci smolla? Ormai abbiamo bloccato anche l'hotel per il prossimo anno. Ormai siamo una grande famiglia. Sì. Sì, sì, è vero, siamo una grande famiglia. Non registreremo quando ci salutiamo perché qualche lacrima scende sempre. La prima è scesa quando abbiamo salutato Mara, che non è di servizio, però una delle responsabili della sala stampa è venuta a salutarci e va bene. Quest'anno sì, è stata un po' tragica, abbiamo anche perso Luigi ieri, nel senso che se andato via prima, no, Luigi e Simo. Eh sì, è stata veramente un sono andati via triste. Prima, non va bene. Va bene. Max Gazzè. C'è Max Gazzè, ciao. Ciao. Buonasera. Scusate, voi lo seguite il festival? Sì, io lo sto seguendo, sì. È appassionata di musica? Quali sono i suoi canti? No, mi piace l'insieme, l'atmosfera. La festa. Mi piace Sanremo in festa per il festival. Segue Sanremo allora per tutto ciò che non riguarda la musica? No, seguo anche un pochino la musica. Adesso prima di uscire avevo la TV accesa, c'era la trasmissione della Venier, ho visto Albano, anzi prima l'ho anche incrociato, gli ho fatto i complimenti, perché ha cantato, perché è stato simpatico e ha tenuto allegro la riunione lì della Mara Venier, che praticamente insomma carino, così, ma molto en passant, poi mi addormento, non riesco a seguirlo come vorrei. Preferisce questo? Mi è piaciuta molto la Littizzetto, perché fino lì ci sono arrivata sveglia, e con questo omaggio che ha fatto e questo discorso che ha fatto, questo monologo alle donne, insomma. E poi mi è piaciuto molto il cantante americano, che però non so come si chiama, magari me lo può dire lei. Bon Brown o qualcosa del genere, ha un nome praticamente incredibile. Sì, è stato veramente molto bello e quando c'è stato lui devo dirle che c'è stato un picco di share molto alto, un picco di ascolto molto alto. La voce è meravigliosa, il testo non l'ho capito tutto, però insomma nell'insieme il senso c'era e quindi grande apprezzamento. Mi piace molto anche Fazio, devo dire, se non entrano in politica secondo me hanno una marcia in più. Preferisce questo Sanremo o quello degli scorsi anni o i Sanremo vecchi, un po' datati, diciamo così? No, bisogna sempre andare avanti, quindi decisamente questo, penso che abbia una marcia in più, trovo che sia molto carino il fatto che non abbiano messo steveline, insomma, che alla fin fine non, in un momento di crisi nazionale erano, penso, presumo dei costi in più che praticamente insomma, non ci volevano per un discorso proprio di immagine nazionale, ecco. E lei signora che musica ascolta? Ascolti, no, io non ascolto musica, non mi piace la musica, sono qui giusto per stare in compagnia, non ho seguito Sanremo perché avevo altro da fare e quindi mi spiace, però mi piace questa atmosfera, queste passeggiate, insomma mi piace la città, mi piacciono le passeggiate, mi piace stare in compagnia. Sanremo non è solo musica? Sanremo non è solo musica, sì, decisamente. Grazie, sentiamo invece la voce di un maschietto che ride, ma cosa, lei l'ha ascoltato, ha avuto modo di seguirlo? No. No, perché per una scelta, perché non le interessa proprio niente della musica e preferisce vedere degli uomini che danno i calci ad un pallone? Ho visto solo i finali, perché prima avevo altro da fare, non che per non vederlo, perché non ho avuto tempo, adesso sono arrivato adesso, quindi... Seguirà domani la finale? Tanto siamo qui. Intanto è davanti l'Ariston. Sì, no, lo so, non è che... Noi veniamo spesso a Sanremo, quindi abbiamo la casa qui. Venite a Sanremo ma non per la musica? No, per tutto quello che ha Sanremo, non è che c'è solo la musica, no. Che musica ascolta? Tutto, a me piace da sempre tutta la musica, no, non c'è un genere in particolare. Grazie. Mi piacciono tutte le canzoni. Grazie, buonasera. Dei ragazzi davanti l'Ariston, perché siete qui per caso, per curiosare, aspettate qualcuno che entra? Nessuno, ci abitiamo. Ho sbagliato, ne ho date quattro risposte possibili, ma ho sbagliato. Ma seguite la musica? Poco. Tu? Sì. Chi ti piace? Hai avuto modo di seguire questo festival? I tuoi preferiti sono in gara o no? No, l'ho seguito pochissimo quest'anno il festival e non mi piace praticamente nessuno. Che musica ascolti di solito? Italiana.
Sei una ragazza di Sanremo? No, vivo in Imperia. Vive in Imperia, di conseguenza non posso chiederti se sei favorevole o contrario alla settimana sanremese. No, mi spiace. L'amica bionda, sei sanremese? Eh? Sei sanremese? Imperia. Tutti di... C'è quel... Tutti Imperia. Ma lo seguite il festival? No. Nessuno. Ormai sono troppo abituati, siete troppo abituati? Sì, sì. È più casino che resto. Più casino che resto è una di quelle persone che detesta, ci detesta, detesta questa confusione e detesta questa settimana. Andremo via abbastanza presto, grazie, ciao. Due signore che si dirigono verso l'Ariston, state passando di qua per caso o state entrando? No, stiamo passando per caso e cerchiamo di vedere se riusciamo a trovare qualche VIP. Le piacerebbe entrare? Magari. Siete di Sanremo? No. No, Cuneo. I vostri cantanti preferiti? Marco Mengoni. A me, complesso, come che si chiamano, i Modà. Modà. E per quanto riguarda i giovani, avete avuto modo di seguirli? Sì. Quello che è stato escluso, che aveva le scarpe gialle, mi piaceva molto perché era originale e ho detto peccato. Mi è piaciuto molto la cantante, la... Non ricordo il nome. La Porceddu? Porceddu, Porceddu, sì. È in finale? È in finale, lo so. Speriamo che vinca, perché è proprio brava. Per quanto riguarda invece questa accoppiata della Littizzetto e di Mengoni, siete favorevoli? Personalmente trovo che la Littizzetto ogni tanto esagera, però è nel suo modo di fare, quindi ci sta. Ma è molto più divertente, trovo. La riproporrebbe per il prossimo anno? A me sì, cioè per quanto mi riguarda sì, a me piace molto, quindi... Sì, sì, perché è stata divertente comunque, è molto... Finisce un po' questa plomb del Festival di Sanremo che dopo un po' ti annoia, ti fa venire sonno. Invece lei ogni tanto ti tira fuori una parolaccia e dici, bene, non siamo al festival. Per quanto riguarda le due canzoni, anche se una è stata eliminata subito la prima sera, siete favorevoli o contrarie? Sì, favorevoli, sì sì, perché sono stati indovinati i gusti, penso, un po' di tutti. Sì. Sono passate le canzoni che avrebbe scelto anche lei? Diciamo che io non l'ho seguito al 100%, però per quelle che ho sentito sì. È favorevole ad un Sanremo così lungo? Sì, è sempre stato così. Una volta era tre sere, no, una sera, una volta era, io che sono un po' più piccola, me le ricordo che una volta era solo di tre sere. Sì, però ormai è una vita che siamo abituati a questo, evidentemente costa talmente tanto, l'ambaradan che alla fine viene tirar fuori un po' i soldi, ecco. Grazie e buona serata. Speciale Sanremo.